Amiche e amici di Rossini TV, buonasera a tutti. Siamo alla seconda puntata di Obiettivo Salute, il nostro viaggio all'interno della salute che compiamo attraverso la conoscenza della struttura e dei medici che collaborano con Fisioradi. Siamo in compagnia di Gino, che è la mascotte di Fisioradi, che ci accompagnerà in qualche puntata per capire meglio di cosa parleremo. Oggi, per esempio, incontreremo il direttore sanitario di Fisioradi, che si chiama Marco Fravisini, è un medico chirurgo specializzato in ortopedia. E ci parlerà di legamenti. Considerate che i legamenti sono proprio quei legamenti che legano fra loro le articolazioni. Sono importantissime perché attraverso il loro regolare funzionamento noi possiamo muoverci e fare tutto senza nessun problema. Eccoci nello studio del dottor Marco Fravisini, che è ortopedico, Sì. ma in questo caso mi piaceva introdurla proprio col suo ruolo di direttore sanitario, quindi responsabile sanitario della nuova struttura di Fisioradi. Sì, è un piacere essere qua. È un paio d'anni che sono direttore sanitario e ho vissuto il passaggio un po' dalla fase del vecchio ambulatorio alla grande medical center, quindi sono cambiate un po' le strutture, sono cambiate la grandezza anche dell'impegno ed è un piacere essere adesso qua con un nuovo progetto, quindi un percorso e anche una struttura che a 360 gradi segue il paziente dall'inizio del trattamento alla fine del trattamento, quindi sicuramente un grande passo in avanti. È medico con una grande passione sportiva, medico quindi con una grande passione sportiva e la medicina dello sport sicuramente è qualcosa che conosce molto bene. Sì, in particolare poi la traumatologia dello sport, perché chiaramente la mia passione per l'ortopedia nasce proprio dallo sport, anch'io sono stato paziente proprio rompendomi un legamento crociato e quindi da allora studiavo medicina e è nata la passione un po' per l'ortopedia e per gli interventi soprattutto legati al mondo sportivo, quindi seguo diverse squadre, calcio, basket, anche triathlon ad esempio, e mi piace molto proprio il trauma dello sport, quindi lo sport medicine, in questo senso, e quindi mi sto occupando sempre più di quello. E questa struttura, peraltro, è una struttura veramente ideale per affrontare la traumatologia e i pericoli dello sport. Per esempio, la fisioterapia. La fisioterapia è una pratica molto, molto importante per quello che riguarda la prevenzione. Certo, assolutamente sì, perché sempre più si è visto che i traumi sportivi sono legati un po' al malallenamento, quindi a persone che intraprendono sport anche in maniera un po' così, un po' amatoriale, e quindi il muscolo, i tendini non sono preparati al gesto sportivo. Magari uno pensa, sì, non ho mai avuto lesioni, però ho sempre fatto una vita sedentaria, inizia a far sport e sicuramente questa è una delle cause che può portare a una lesione sportiva. Quindi sicuramente l'allenamento, la prevenzione, soprattutto gli esercizi preparatori al lato sportivo stanno diventando sempre più importanti e sempre più determinanti nella prevenzione delle lesioni. Sicuramente questo è un tema che in centri come questi, che sono proprio dediti anche a seguire il paziente dall'inizio e anche dalla postura, ad esempio, da alcuni atteggiamenti posturali, all'osteopatia fino ad arrivare alla vera e propria riabilitazione, è chiaro che un percorso di questo tipo è molto d'aiuto per il paziente, per la prevenzione delle lesioni. Quindi, e lo dico per noi sportivi della domenica che facciamo sport e magari ci riscaldiamo 30 secondi, sicuramente sbagliamo con questo tipo di approccio così superficiale. Uno degli aspetti più, forse, più, come posso dire, più importanti legati all'attività sportiva è quella legata all'attività dei legamenti.
componenti, che sono queste strutture che aiutano le articolazioni a fare il loro lavoro. Certo, diciamo che soprattutto io mi occupo di traumatologia, in particolare del ginocchio, e quindi la lesione legamentosa è una delle lesioni più conosciute, più seguite, più studiate, tant'è vero che ancora adesso ogni anno escono tantissime pubblicazioni su tutto quello che riguarda la lesione del legamento, dalla diagnosi alla prevenzione, all'intervento, al reintervento, quindi l'argomento dei legamenti del ginocchio è uno degli argomenti più importanti, e in particolare chiaramente il pivot centrale, quindi legamento crociato anteriore e crociato posteriore, sono un po' il fulcro del nostro ginocchio. La lesione più frequente è quella del legamento crociato anteriore, perché è la lesione classica dello sportivo, no? È la lesione che avviene nel trauma, in generale in rotazione, in rotazione esterna, in valgo, e quindi porta un po' alla torsione del ginocchio, quindi come la lesione quasi a ghigliottina del legamento, no? Al classico, quasi sempre da sole ci si fa male poi spesso, no? Quindi... Abbiamo avuto l'esempio del giocatore della Roma, Zaniolo, perfetto, che nel giro di 12 mesi se ne erano tutti e due. Perfetto, e se spesso si vede le immagini, non so, un cambio di direzione, il piede sta fermo, il ginocchio gira, c'è proprio la rotazione che porta alla lesione del legamento crociato. Quindi è una lesione che sempre di più vedo negli ambulatori, che tra l'altro sta diventando sempre più frequente. Una volta erano, non so, i soggetti giovani, adulti, adesso sta diventando molto frequente anche negli adolescenti, quindi 13-14 anni, e anche invece negli sportivi, come diceva lei, gli sportivi di domenicali, anche di 50-55 anni, che vanno a sciare, che fanno il calcetto, è una lesione che ancora è presente anche a quest'età. E quindi è interessante vedere come un po' il range di età si è un po' allargato in questo senso, e si è allargato anche perché le persone sempre di più fanno sport, e quindi è un'attività che sta diventando un po' molto comune, mentre una volta era diciamo un range ristretto di età, adesso si è allargata molto l'età sportiva in questo senso. Probabilmente nei 2 mesi del lockdown del 2020 lei è stato quasi senza lavoro, perché nessuno poteva allenarsi. Ma sì, a parte questo, volevo chiudere in questo modo. Come si fa a individuare? Cioè, è facile individuare una lesione vera, un legamento, oppure è una cosa di, perché si parla di risonanze, sì, magnetiche? Cioè, certo, come la vediamo? Allora, indubbiamente la lesione, la diagnosi di una rottura di un legamento, parliamo del legamento crociato perché poi i legamenti sono tanti, abbiamo visto il crociato posteriore, i collaterali, ci sono anche legamenti come l'anterolaterale, le strutture legamentose del ginocchio sono complesse, però il crociato anteriore, la diagnosi è la maggior parte delle volte clinica, quindi si parte dal meccanismo traumatico, che abbiamo detto che è tipicamente in valgo e rotazione esterna, che sono descritti altri meccanismi. La diagnosi è clinica inizialmente, quindi il ginocchio soprattutto all'inizio è gonfio, c'è un emartro, c'è una limitazione funzionale. Una volta che è passata la fase acuta, ci sono dei test proprio clinici per evidenziare la lesione, quindi il cosiddetto cassetto anteriore, quindi provare la stabilità del ginocchio o il GERC o l'ACMAN, servono già nelle mani dell'ortopedico per fare una diagnosi precoce senza bisogno di immagini. Dopodiché per confermare la lesione si va per la diagnostica cosiddetta per immagini, che prevede anche con una lastra semplice, uno può vedere degli segni indiretti di lesione, fino ad arrivare alla risonanza, che è quella che viene considerata l'esame di scelta, perché ci consente di non solo vedere la lesione del legamento, ma capire tante altre cose, la presenza di edema, la presenza di lesioni accessorie, lo stato dei menischi, lo stato della cartilagine, che spesso sono dei fattori che possono cambiare l'esito, l'intervento, perché un conto è parlare di una lesione singola di un legamento, un conto parlare di una lesione di un legamento che ha portato a una lesione del cartilagine, che ha portato a una lesione del menisco e ha portato magari altre lesioni accessorie, ok? Quindi è chiaro che questo è il percorso che ci consente di seguire la lesione e di personalizzare in tutto per tutto la lesione. Sempre più importante questo concetto della personalizzazione, perché non è che tutti hanno una lesione del legamento, uno ha la lesione del legamento associato anche ad altre lesioni.
Perfetto, grazie dottore, è stato chiarissimo, davvero grazie e buon lavoro. Benissimo, grazie, grazie a tutti.